Comincerei senz'altro da Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet, che come tutti coloro che hanno in questi giorni gli occhi sul cruscotto delle decisioni politiche e contemporaneamente del quadro internazionale che ha determinato una situazione di tensione senza precedenti, credo che al di là del valore che riconosce che la sua azienda pionieristicamente ha cominciato a costruire sull'intermodalità e sulla sostenibilità, credo che abbia anche oggi, come dire, un polso della situazione particolarmente attento e anche giustamente preoccupato. Prego. Beh, guardi, sicuramente quello che abbiamo visto accadere sotto l'aspetto della speculazione sulle energie è stato molto importante e ha disorientato tutti gli stakeholder che di energia vivono, come i trasportatori. La sostenibilità è una linea strategica che non può essere abbandonata, per cui uno dei messaggi che da questa fiera sicuramente può essere recepito e registrato è che non è in discussione il tema della sostenibilità. Piuttosto è in discussione come noi affrontiamo queste emergenze speculative e evidentemente anche i cambiamenti che la storia ci porterà davanti. Dopo l'invasione dell'Ucraina qualcosa è cambiato, per cui dobbiamo prendere atto che qualcosa rispetto alle energie va fatto e lo Stato deve assistere questa evoluzione che aziende come la nostra, ma come tante altre presenti qui nel cluster Alice, hanno investito nel senso delle trazioni alternative al diesel, per cui il GNL, che a Per cui nostro l'avete avviso fatto. resta un percorso da seguire perché è l'unica trazione che di fatto ci consente un trasferimento, diciamo, dal carbone, delle energie endotermiche a quelle sostenibili. Però va sostenuta e va anche, come dire, accompagnata da opportune iniziative. Io leggevo su tanti giornali questo intervento del 015 Ma sul sicuramente diesel che comunque serve e per ora serve, insomma. i protocolli che si stanno susseguendo in queste ore sono a nostro avviso abbastanza, diciamo, scarsi di potenza. Ci sono delle misure che vanno prese e che siano adeguate rispetto al momento e al contesto. Socialmente il trasporto sta soffrendo da tanto tempo. Non dimentichiamo che noi siamo passati dalla pandemia dove il trasporto non si è mai fermato. Responsabilmente e devo dire non senza danni economici, e oggi non abbiamo da questi palchi, mi sembra, diciamo che sia emersa la volontà di non volersi fermare, ma di voler responsabilmente accompagnare ancora il paese verso questo momento di difficoltà, ma c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di comprensione e soprattutto di misure che in tempi brevi vengano rese efficaci. Certamente il nostro auspicio è che già dalle prossime ore, piuttosto che questi protocolli, qualche misura immediatamente Risposta. spendibile ed esecutiva. E Arrivi. sull'intermodalità abbiamo detto a più riprese che va dato dignità a una best practice del nostro paese, che è il mare bonus e il ferro bonus. Non fare questo significa voler ignorare una delle migliori pratiche della intermodalità sostenibile e del trasporto sostenibile, per cui poi uno ne dovrà prendere solo che atto e a quel punto fare delle riflessioni.